Sindaco Masci, è stato detto da più parti, lo ribadiamo ancora, la bandiera blu al Comune di Pescara non è solo un evento particolare che segue delle stagioni non proprio brillanti, ma è soprattutto la bandiera data ad un comune di dimensioni particolari come Pescara, non un piccolo paese ma una città balneabile, frequentabile, perché la bandiera blu significa tante cose da nord a sud. Sì, è proprio vero e questo mi riempie ancora di più di orgoglio, perché noi siamo l'unica città capoluogo di provincia da Venezia a Bari ad avere la bandiera blu. Dietro questa bandiera blu c'è un lavoro intenso, ma credo che ci sia anche l'amore per Pescara, una passione forte per il nostro mare, per la nostra spiaggia. Evidentemente chi conosce bene il territorio sapeva che Pescara aveva le potenzialità per ottenere la bandiera blu, l'abbiamo ottenuta il primo anno che abbiamo fatto la domanda. Devo dire che il presidente della FE, quando è venuto qui la prima volta, ha detto: ma dove tenevate che nascosta questa città così bella, con queste spiagge, con questo mare? E poi c'è anche tanto altro, perché 32 parametri che devono essere riconosciuti dalla fondazione per ottenere la bandiera blu vogliono dire lavoro costante sul territorio per migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma questo è soltanto un punto di partenza, non è un punto di arrivo, perché noi ogni giorno vorremmo fare un passo in più per migliorare la condizione della città in tutti i suoi aspetti e per far sì che ci si possa ripresentare negli anni successivi sempre con la bandiera blu, ma con un tassello in più per questo riconoscimento internazionale. Ci sono comuni che ce l'hanno da 20, 25, 24 anni e Pescara vuole fare la stessa cosa. Vuole fare la stessa cosa, ma la soddisfazione di aver avuto per il primo anno questa bandiera blu e poterla esporre in città è grandiosa, soprattutto per chi questo obiettivo pensava di poterlo raggiungere concretamente. Raggiungerlo vuol dire anche il coronamento di un lavoro lungo, costante, su una città che ha tante problematiche, ma anche tante cose bellissime, grazie all'aiuto dei balneatori, di coloro che ci hanno lavorato, delle istituzioni, degli stessi cittadini che stanno migliorando il comportamento e anche il rapporto con la città. È questo che è importante, una cultura nuova, una civiltà che cresce. Pescara può farlo a 360 gradi. Abbiamo detto che la qualità dell'acqua non è l'unico parametro, ce ne sono tanti, però detto dallo stesso presidente Mazza, è uno dei più importanti. Cosa ha fatto Pescara per arrivare a migliorarsi? Pescara ha attenzionato tutte le questioni che potevano creare problematiche alla balneabilità e questa attenzione evidentemente ha portato a un miglioramento costante e sarà sempre meglio, perché questa è una città che ha delle potenzialità incredibili, lo vediamo. Io ho voluto fare questa iniziativa, che è un'iniziativa nazionale ma che coinvolge tutta la regione Abruzzo, l'ho voluta fare a Piazza Primo Maggio, allo Stero del Mare, perché questo è un simbolo, il simbolo di una città che può vivere il mare 365 giorni all'anno direttamente nel centro della città. Noi abbiamo la fortuna incredibile di una città grande, di una città che ha problematiche quasi di una metropoli, perché Pescara, su Pescara gravitano circa 300.000 persone al giorno, però nonostante questo è una città che vive il mare sempre, inverno, d'estate, direttamente in città. Noi qui ci abitiamo e qui viviamo la città.